Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi sono qua a farvi vedere il mio nuovo impianto che ho ultimato e finalmente ho trovato un altro componente sempre della Pioneer. Qua abbiamo il nostro lettore CD della Pioneer, ma finalmente ho trovato anche la sua piastra cassette uguale. Io cosa qua tanti anni fa avevo un vecchio impianto Pioneer che aveva proprio i stessi componenti. E finalmente sono riuscita a ritrovarli. Qua abbiamo invece il nostro giradischi, trazione diretta della Cybernet, la puntina è proprio veramente nuova, non so quando si potrà notare, ma è perfetta. Ecco, e poi è questo qua, è il modello, il CP1050 Direct Drive Elettro. Tasto di accensione, spegnimento e tutto. Scendendo giù qua abbiamo il lettore CD, invece andiamo a vedere di qua Pioneer Compact Disc Player PDX E530 con command display incandescente track desktop. Piastre cassette sempre Pioneer della stessa serie, sempre la serie. Questa invece è la CT430V, che è della stessa serie di questo altro CD. Infatti, vedete che le dimensioni sono le stesse. Tasto di accensione, V-meter bellissimi. Qua tutti i tasti, avanzamento, indietro, avanti, tutto. Poi dopo tanto lo vediamo. V-meter, velocità di registrazione, tasto normal, reset, tutto. E poi il pezzo forte, l'amplificatore. V-meter bellissimi. V-meter fantastici. Due. Accensione. Sentite i rumori che fa? Due V-meter che si illuminano. Molto bello. Qua poi abbiamo bassi, alti, loudness, tape, monitor, surge, low filter. Quella monopo del bilanciamento non l'avevo, quindi non ho messo una di plastica. Qua il source, function, volume, speaker A, speaker B o in contemporanea per il B wiring. E tutto questo. Poi abbiamo gli speaker che sono della Pioneer sempre. E sono un po' rovinati. Adesso il modello è il CS585, mi sembra. Qua abbiamo questo contenitore di CD e l'altra speaker. Qua abbiamo invece un adattatore Bluetooth che ci permette di riprodurre la nostra musica in streaming dal nostro device. Andiamo ad accendere tutti i componenti. Tutti, andiamo ad accenderli. Si mette a fuoco, ecco. Andiamo ad accendere l'amplificatore, la piastra, il CD e il giradischi. Ecco, parte la musica. Andato, iniziamo dal vinile. Allora, facciamo partire il vinile. Ho partito il vinile.
Ok, questi suona veramente bene. Ora passiamo alla piastra cassette. Intanto, piastre cassette, stoppiamo il giradischi. Copriamo la piastra cassette che riproduce la musica col contanastro. Se mettesse fuoco sto telefono della Oppo. Andiamo avanti. Esempio, selezioniamo invece. Adesso invece andiamo CD. Questo qua invece. Ora invece andiamo al CD. Questo invece è il compact disc. In pausa, piastra cassette. È difettoso che qua c'è un interruttore difettoso. Intanto qua vado avanti. Ok, mettiamo in pausa e ora faccio sentire finalmente la piastra cassette. Questi sono i Twin Peaks. Un'altra cosa che vi volevo vedere è che ho un sacco di altri componenti hi-fi che non uso. Ad esempio qua abbiamo questo NAD. Che non uso, cioè nel senso funziona senza problemi, ma non lo uso. Poi abbiamo questo lettore qua DVD, che non uso neanche questo lettore DVD uso. Non suona benissimo. Questo amplificatore della Kenwood, questo altro giradischi da Sony, questo qua me l'ho comprato nuovo, solo che con questi tacchi qua, specifico, con questo modello qua, che c'è un preampli interno, perché infatti questo GF Cyber, anche qua, bisogna di un preamplificatore esterno. Questo qua, con questi tacchi qua non va, cioè nel senso non si sente. Perché questo qua funziona solo con il suo preamplo interno, cioè nel senso questo qua c'è un dietro c'è un interruttore che serve a selezionare tra andare tra il prefono interno e esterno, ma se seleziono esterno non funziona. Ho controllato anche le connessioni, l'ho collegato giusto, ho seguito alla lettera il manuale di istruzioni, ma non funziona. Se seleziono all'interno si sente solo un rumore di fruscio pazzesco e quindi non funziona, però collegandolo a questo NAD qua va senza problemi, perché questo qua non ha un preampli e questo qua funziona, o anche con questo qui. Vabbè. Poi ho questo tuner qua della Marantz. Io questo qua in verità volevo metterlo qua, solo che vedete non c'è spazio, a parte che non c'è spazio, non posso metterlo da nessuna parte perché tutti i dispositivi sono tutti abbastanza profondi, mentre questo tuner qua invece è veramente poco spesso e non saprei dove metterlo. Quindi sono un po' messo male, cioè nel senso non so. E poi quelli ho altre casse acustiche, non so, praticamente potrei comprare un altro impianto hi-fi, due impianti hi-fi. E basta, questo è il mio impianto hi-fi nuovo, cioè nel senso spengo tutto, da, da, da. Spegniamo tutto, 1, 2 e basta. E beh ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di mettere un like, di iscrivervi e ciao ne!